Un riconoscimento a chi ha raggiunto importanti traguardi sportivi, veicolando valori umani e sociali in regione, premiati atleti e squadre laziali. Davide Fiorani. È stato un orgoglio vedere poi tutte quelle persone colpite dal sisma che piano piano sono ravvicinate al campo, alla partita, allo stadio. È stato un anno molto impegnativo, però siamo riusciti con il lavoro di società, squadra, staff e giocatori a regalare questa emozione. L'Amatrice Calcio promossa in eccellenza, una delle eccellenze sportive premiate dalla Regione. Una storia di resilienza e ripresa, come una storia di legalità, racconta il Monte Spaccato, società del quartiere periferico della capitale. È una storia che dà tanto al quartiere, che sta dando a queste ragazze, dà molto. La possibilità di emergere nello sport è sempre molto positiva. Abbiamo un presidente fantastico che lavora tanto nel sociale e nello sport e fa tanto per noi e ha fatto tanto quest'anno, soprattutto per noi ragazze nel femminile. Premiata anche la Roma femminile, la Roma Primavera, la squadra di calcio a 5 e il presidente della Lega Calcio a 8, Fabrizio Loffreda. Spazio anche al pugilato con il campione europeo Pietro Rossetti e alla kickboxing con il campione mondiale Mattia Faraoni, quando passione fa rima con impegno. Accendere una passione nell'emozione, nella dinamica emotiva di un ragazzo, perché secondo me il male peggiore è la demotivazione, l'apatia, il guardare il futuro senza uno scopo. Perché lo sport è lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per fare inclusione, per superare ogni tipo di barriere.